Ciao a tutti amici e ben ritornati qui sul mio canale. Quest'oggi vi porto quello che sarà il primo episodio di una mia nuova serie su Fate to Silence. Allora, adesso partiamo subito. Vediamo un attimo le opzioni. Boh, c'è solo il controller. Comandi, gioco. Sì, ok. No, va bene così. Volume delle musiche, va bene, mostra i sottotitoli, sì. Oh, ok, ci sta tutto, allora possiamo partire. Allora, ci sono due modalità, esplorazione, un mondo poco impegnativo per immergersi nel mondo di gioco e seguire la storia. È molto semplice, ha vite infinite, risorse illimitate, sopravvissuti sono molto forti. In modalità esplorazione gli obiettivi e il circolo del tormento non sono presenti. Gli oggetti sbloccati in modalità esplorazione non vengono trasferiti alla modalità sopravvivenza. Un'estenuante lotta per la sopravvivenza fra risorse scarse, condizioni atmosferiche spietate e mostri letali. Morirai, raccoglierai i pezzi e ti farai strada verso la vittoria con le unghie coi denti. La pianificazione viene premiata, la sconsideratezza è punita. Hai a disposizione un numero limitato di vite, ma il circolo del tormento ti aiuterà a ridurre i danni del devastante permadeath. Ok. Gli obiettivi possono essere sbloccati solo in questa modalità. Allora facciamo così, visto che è la prima serie su questo gioco, farò modalità esplorazione. La prima volta che metto le mani su questo gioco, vediamo che cosa mi aspetta. Cercherò di non far video troppo lunghi, però ovviamente essendo un gioco di esplorazione, costruzione di villaggi e roba del genere, credo che meno di quei 20-30 minuti non sia possibile. Comunque staremo a vedere, dai. Again, cold, pale flesh, a feast for maggots. But the maggots have to wait. I'm not finished with you. Not yet. You fail. I triumphed. Ok. Allora, eccoci qua che muoviamo i nostri primi passi. Fuggi dalla cripta. Ok, una bella torcia. Go on and fight. But know this. When the last flame goes
X è l'attacco. Y, ah, attacco potente, scusate. Ok. Beh, a dire il vero non sono proprio solo. Comunque, vediamo se riesco a salvarla. Ah, ok, già pensavo. No, no, torna sotto, torna sotto. Allora, B schiva, ok. Ah cavolo, è veloce però, Cavolo, è velocissimo. No. Hola. Sopravvivi. Porca vacca. Questo l'ho sentito. Dov'è? Corri. Stai calma! Ah, pulisci, ripulisci. Ok. Wow, siamo riusciti a liberare la zona. I knew you'd come back. I saw the lights up there. I hate those awful things. Why won't they just leave us alone? It's all right. I'm here now. Nothing's going to hurt you. Promise you won't leave me alone like that again, Dad. Allie, I have to go find supplies. We're low on food and firewood. Remember seeing the cargo ship? In the mountains? I bet that's full of supplies. It's too far right now, Allie. We'll just have to make do. In effetti è un po' penso che sia un po' lontana. Boh, adesso vediamo, dai. Allora. Hai raccolto sangue spino. Radice commestibile. Fuoco al barile. Ah, ma non ho niente, va bene. Apri scorte e non ho niente. Ah, qui c'è il tipo che ho ucciso prima. Foglia amara. Sono le prime risorse che stiamo raccogliendo qua, Hai bisogno di compagni per ricostruire il rifugio.
Beh, qua c'è la legna, ma non posso prenderla, a quanto pare. Ah, la nave è quella lassù. Allora, quando ti servono riponi le torce dureranno di più, tieni premuto A. Ok, un animale, ma non... Sì, hai voglia, però. Allora, proviamo di qua. Ho raccolto radice commestibile, sangue spino e foglia amara. Cosa c'è lì? Ah, ma tu mi stai correndo dietro anche. Migliora le tue statistiche raccogliendo i frammenti benedetti sparsi per il mondo. Le benedizioni sono permanenti, rimangono con te anche in caso di permadeath. Allora, raccogli frammento. Che frammento? Ah, quello lassù. E chi l'aveva visto? Raccogli rami caduti per la legna da ardere. Ah, ma sto facendo ancora una sorta di... tutorial praticamente. E come dovrei fare ad ucciderla se non ho armi? La legna non l'ho più trovata, eh.
Allora, là c'è qualcosa. Cosa abbiamo qui? Frecce. Se riesco a trovare anche l'arco sarebbe una cosa favoloso. Ha urlato. Pareva che avessero urlato. Là c'è qualcosa. Di qua non c'è più nulla praticamente. Vediamo cosa mi sta dicendo. Ci devo raccogliere ancora legna a dire il vero, però. La bambina. No, I bet there are other people out there. Ah sì, non ho dubbi. Allora, dai. Ok. Sediamoci un po' per prendere un po' di caldo. Scorte, crea inventario, scorte, vediamo cosa abbiamo, fibra. Ah. Crea, vediamo cosa possiamo creare. Possiamo creare legna da ardere, cibo o fibra. Ah, qui è non disponibile. Allora, frecce primitivi, fusti semplici con punte grezze rinforzate col fuoco. Ah, buono, buono. Potremmo riposare. Anche no. Voglio andare ancora in giro. Vediamo cosa c'è, ragazza. Ah, mi dicono di riposare, sì. Va bene, allora riposiamo. Sì, va bene. The National Guard has established a safety zone of about 1 mile around the Jeeper facility. Che roba? Ok amici, abbiamo iniziato questa nuova avventura
su Fail to Silence. Spero ovviamente che vi sia piaciuto come primo episodio. Vi invito a lasciare un bel like al video per continuare a sostenere la serie. Ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici, noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie! Only you can change. You satisfy the rage.